Hello ragazzi, salve a tutti e bentornati con questa nuova parte su Pokémon Y. La scorsa parte abbiamo sconfitto Valerie, la capopalestra di tipo folletto di Romantopoli. Successivamente siamo stati fermati dalla gang, dai ragazzi, che ovviamente cos'è che mancava? Una visita guidata alla fabbrica di Pokéball. Certo, sia mai che vogliamo fare qualcosa di costruttivo, tipo andare a finire il Pokédex per il professor... No, fabbrica di Pokéball. Dove, ovviamente, non poteva non mancare il Team Flare. Che abbiamo iniziato a malmenare un pochettino, però non è ancora finita perché a quanto pare c'è qualcuno di più grosso dentro. E forse non andava detto in questo modo. Oh oh. Lo spirito di colorazione viene a lavorare per il Team Flare. Dove l'ho già visto io sto vecchio? Lì potremmo evitare di trasportare quelle Pokémon nelle nostre tasche. Oppure diventa socio sostenitore del Team Flare per soli 5 miliardi, 5 milioni di Pokédollari. Un vero affare, non credi? Ma che cacchio stai dicendo? Tossici. Non mi concederò mai prima il monopolio delle Pokéball. Lascia stare, solo una perdita di tempo. Temo che tu abbia ragione. D'accordo, faremo saltare in aria tutto. Così nessun altro le avrà. E chi è questo intruso? Ciao? Totally Spice? Intruso siete voi. Aiutami, ti prego. Ah, il signor direttore è davvero agitato. Va bene, lo ammazzerò. Spazzando via tutte le sue speranze una volta per tutte. Oh oh. Oh oh. Io in realtà non dovevo essere qua. Cioè dovevo essere qua per andare avanti, ma non dovevo essere qua perché devo allenare ancora i Pokémon io. Io ad allenare gente, voglio. Non è che posso. Oh, calci in volo funziona! Bastardo! Bastardo, funzionato! Dovevi scivolare e morire lì sul colpo. Disgraziato! Io mi faccio ammazzare la squadra. Non posso? Mi faccio ammazzare tutta la squadra e ritorno qua con Scrap vivo e affronto anche gli altri allenatori. Si può fare, no? Dite che è una buona cosa? Fuck you, Scraggy. No, è vero, non conviene. Hondu? Vieni, vieni. Vabbè. No, più che altro se devo affrontarle tutte e tre le tizie. Davvero, cioè torno con coso. Torno con Scrap. Ok. Io spero che sia solo lei e non vadano via gli altri, più che altro. Che esagerato, non c'è bisogno di impegnarsi tanto per un direttoruncolo da 4 soldi. Che figuraccia, capo. Vorrà dire che ci penseremo noi scienziati a finire il lavoro. Siamo 2 contro 1, sulla quarta già vittoria nostra. Oh no. Scusi il ritardo, ma non era da solo. Marmocchio più, marmocchio meno, non fa alcuna differenza per noi. Quando facciamo coppia diventiamo invincibili. Sarà anche una scienziata, ma non sai fare bene i conti. Mio caro vicino, lo temi insieme? Va bene. Vabbè, arrivo. Raga. Se vi dico che cosa ho fatto, vi mettete a ridere perché non ha senso il tutto. Fango bomba per Scrap? Va bene. Fango bomba può avvelenare, vero? Sì. Allora farei così. Facciamo che ritolgo. Oh, oddio. Perché avremo già tossina. Però fango bomba è potente. Fango bomba è potente. Toglili questo, sì, dai. E allora, io volevo combattere tutti quanti gli scagnozzi che c'erano qua, ok? Volevo farlo con Scrap. Nel tornare indietro mi sono scontrato contro questo tizio che aveva 2 Pokémon. E allora ho detto, vabbè, io già ne ho 3 morti, 2, 3 morti. Ammazzo anche gli altri, perdo un po' di soldi, va bene, ma torno indietro, mi ricuro e boom. Raga, porca vacca, perdere contro questo tizio è stata la cosa più difficile di tutto il gioco. Cioè, non ha senso come cosa. Non ha senso. Quello che ho fatto è stata una cagata, lo so. Ma volevo farlo perché volevo lottare con gli altri, volevo lottare con Skrelp e tutti, allenarli e combattere questi tizi comunque. Mamma mia. Mamma mia. Cioè, è proprio... Io sono stato lì mezz'ora a cercare di perdere contro quel tizio lì. Ma cercare di perdere in che senso? Nel senso che
cambiavo continuamente il Pokémon. Cioè, entro con uno, switcho, entro con l'altro, switcho, in modo che appunto mi attaccassero. Però Mighty Hyena dell'avversario era stato paralizzato da leccata di Pansage. Cioè, io entro con Pansage, non so che attacco fare, leccata, paralizzato. Ma porca vacca, ma un attacco che doveva fare? Alleggerire il lavoro di Pokémon, abbiamo automatizzato la fabbrica. Solo che così siamo rimasti in pochi e ci hanno sopraffatti in un attimo. Ah, va bene. Beh, però siete qua dentro. Se il Team Flare ruba le Pokéball, non potremo più fare amicizia con i Pokémon. Ok, io mi siedo. Venendo a essere completo rosso, che significa che non sei del Team Flare? Se non sei del Team Flare, allora chi sei? Vabbè, chiunque tu sia, fermati, ti prego, per cambiare la direzione usa il pannello. Sì. Suppongo che questi qua sia da riparlarci dopo. Dovresti riposarvi un po'. C'era il tipo che curava qua. Va bene. Va bene. Sì. No, no, tutto regolare. Sto bene, ragazzi. Sto bene. Andiamo avanti. Penso che siamo a posto e che possiamo andare. Oddio. Dove cacchio sono finito? Come si arrivava di là? Dovevo prendere questa, no? Devo prendere i nastri, mi sa. Aspetta, aspetta. Mi son perso. I nastri sono stati girati. Giusto? Io. Devo salire da lì. Devo arrivare in quel pezzo là. No, fermi, raga, perché davvero ho un problema. Io devo arrivare lì. Ma da qua sotto non passo. What the hell, man? Ma non sono stati girati? Non li avevo girati, raga. Li ho girati. Che cacchio vogliono? Temi di rompere. Boh. Vabbè. Fatemi vedere se. Se Irene è qua. Nella tendo più. Spalla, spalla. Possiamo andare? Lottiamo, sì, dai, vai. Io vengo con Screlp, eh. Quindi mi raccomando. Quindi vediamo anche. Oh, Bromelia. Sitissia e Bromelia? Sitissia e Bromelia. Perché con Bromelia mi è venuto in mente il bromo? Esiste? No. Dovrebbe esserci tipo un. Aspetta che lo cambio, voilà. Dovrebbe esserci un elemento sulla tavola periodica, no? Che è il bromo. Non il cromo. Il. No. Il bro. Il bro. Il bro sulla tavola periodica. No, non mi ricordo, però c'è qualcosa. Sitissia non mi viene in mente niente, purtroppo. Adesso non li conosco quelli, quindi non saprei. Vai bene, Meowstic, non ti preoccupare. Fai pure. No, quello non lo so, purtroppo. Però stavo pensando che potesse. Cioè, possono centrare con quelli lì? No, vero? Con gli elementi. Ok. Ma riesci a fare anche un attacco? Ah, ok, Incantavoce è un attacco, va bene. Se vuoi è anche un po' più forte, cioè nel senso. C'è bisogno di farli su entrambi. Siamo così. Ah, colpisce entrambi. Oh, nice. Oh, meno nice. Ottimo. Non ti preoccupare. Si è messi male. Si è messi male perché ha 37, tra l'altro, lei. Penso che ammazzeremo tutti. Oh, perché ha messo Greninja? Che c'è Manectric? Non è una buona cosa. Ops. Vabbè, via Leopard, ok.
Sì, Skrillpino al 39. Vai piccolo. Vai piccolo. Chi rimane? Chestnut. Ah beh. Ah beh, andiamo bene. Andiamo bene, andiamo. Dai, vai via così. Ci penso io, non ti preoccupare. Opla. Pure brutto colpo giusto per. Quindi questi erano ufficiali? Perché screpa proprio i punti? Ah, perché era dentro prima, giusto? Non mi ricordo se quell'altra che avevamo battuto. Che tragedia, guarda che figuraccia. Calcolo le probabilità non fuoriuscita dai soliti. Quella che avevamo battuto nella centrale. Quello scienziato. Aveva anche lei il visore? Che non me lo ricordo. O era. No, era lei? Era questa qua dietro? Cacchio, non me la ricordo più. Accidenti, ben perso, che vergogna. Basta. Mi ha rubato Pokéball, Mega Ball e Ultra Ball è sufficiente. Sfiliamocela. Nessuno che li ferma, vabbè. Grazie, mi avete salvato, grazie davvero. Siete due allenatori giovani ma formidabili. Devo sdebitarmi in qualche modo. Cosa preferite, una Master Ball o una Gran Pepita? Che domanda di merda è? Scusa un attimo. Dammi la Master Ball. Ah, per farti capire quanto sei riconoscente, ecco a te lo strumento che non hai scelto. Va bene. Quindi me l'avrebbe data comunque. E anche a te. No, perché sai. Sai che ne farete buon uso contrariamente al Team Flare. Anche se quanto alla grande pepita non so io. Non so neanche io cosa vi serva. Ma venderla. Vorrei sapere che cosa sta tramandando il Team Flare. Perché hanno bisogno di tutte quelle Pokéball? Per farsi un esercito forse di Pokémon. Ok, quindi qua otteniamo la Master Ball. No, perché stavo pensando. Che cacchio mi fanno scegliere? È ovvio che vado a prendere la Master Ball. Scusa, eh. E io boh. Cioè, le gran pepite, a meno che non gliele puoi tirare in testa alla gente, non è che ci fai molto. Allora, te mi curi. È scappato il tizio. L'elettricista qua. Dei nastri. Chissà quali sono i loro piani. Se rubano le Pokéball, il minimarket resterà vuoto e una Pokéball arriverà a costare anche 1 milione. Guarda, spero per voi di no, ma non credo. Anche perché vedendo quante ce ne sono qua in giro, dentro la fabbrica. Oh, eccolo. Fabbrichiamo molte Pokéball, ma sembra che non bastino mai. Va bene. E aspetta che lo giro. Anche se mi sa che non serve a niente girarlo. Ah, sì, invece. Tanto abbiamo esplorato. Ah, no, aspetta. Ah, qua si è aperto semplicemente. Non c'era un. No, l'ho presa laggiù, vero? Credo che abbiamo completato. Quindi, grazie e arrivederci. No, lì sopra sì, c'erano già state. Sarà possibile visitare la fabbrica adesso? Da far che? Non credo. Con lo scompiglio che è a casa del Team Flare sono tutti indaffarati. 5 sono. Team Flare hanno sentito parlare, voglio dire quei tipi col completo rosso? Proprio così hai trovato, il Team Flare. Hanno rubato tutte le Pokéball? Ma è terribile. Meglio stare alla larga da quei mascalzoni. Hai ragione, trovi il Team Flare è una minaccia. Cosa facciamo adesso? Secondo la mappa la prossima città è Frescovilla. E se ne vanno. Cosa facciamo adesso? Non hanno detto niente. Di fronte a voi che ti paci non resterà che arrossire. Ma non esagerati, mi raccomando. Ci vediamo. Grazie, è merito tutto se sono tutti sani e salvi, però dovrei smettere di fare sempre affidamento su di te. Che senso ha il mio viaggio se continuo così? Ma sei te che. Vabbè, sì, ti sei messa te in mezzo e non. Non è che avessi voglia di combattere con te. Chi è? Notizie flash, chi è questo? Un gruppo di malintenzionati ha fatto irruzione nella fabbrica Pokéball nei pressi di Romantopoli. Non siamo noi. Fortunatamente tutto si è risolto per lì meglio e non si temono ripercussioni sulla vendita di Pokéball. Grazie. Cioè, questo era per spiegarci che le Pokéball possiamo ancora comprarle, ok? Guarda, non so perché, ma dentro di me sapevo che non sarebbero costate 1 milione. Oh, ciao. Questi completi rossi non sono fatti per correre. Valli da acchiappare quei due mocciosi adesso. Ah, il capo se la prenderà con me. Cosa? Stanno cercando noi? Sai che stanno cercando noi? Ma scusate un attimo, io dove vado?
Dov'è Fresco Villa? Cioè, o devo tornare a Luminopoli? Ah no, di qua mi sa. Fermi. Fermi. Di qua c'è qualcosa. Aspetta. Eccoci, no, che sai, magari c'è. Cioè, ci danno un qualcosa. Tipo una pozione. Salve signorina, Fluxopoli. Fluxopoli l'abbiamo già vista? Tutti sti nomi strani. Ha percorso 15, fammi vedere un attimo dove cacchio sta andando. Frescovilla, ok, di qua, va bene. Caverna gelata, albero diroccato, ok. Fluxopoli è dopo, non l'abbiamo già vista. Olega, ok. Boia, ma sta canzone? Qui si trovano dei Pokémon, suppongo. No, forse lì no. Però io adesso posso chiedere una cosa. Perché mi date da combattere la palestra al... Porca vacca. C'era una Pokémon. La palestra c'ha i Pokémon che arrivano al 42. E poi porca miseria. Sapevo che c'era gente sotto, immaginavo. I Pokémon selvatici qua sono al 34. Cioè, scusa. Scusa. Te che livello sei? No, fammi capire. 37, ma che senso ha? Cioè, non capisco come cacchio hanno fatto a fare sti robi dei livelli. Cioè, come li hanno divisi? Perché è fatto veramente male. Allora, te, per favore, non mi guardare. Grazie, volevo solo questa. Dobbiamo un attimo tornare forse indietro. Perché ho preso un po' di schiaffi. E... Greninja non ha mai imparato ancora niente di buio, no? Lei è spettro, vabbè dai. Ah, se torni... Ok, ricompaiono le cose. E... non è proprio il massimo, come... come roba, cioè era andato un attimo a curare i Pokémon, ovviamente. E io vorrei capire un attimo cosa voglio fare, più che altro, perché vi spiego. So dove si trova l'ultimo Pokémon che ci manca, ok? Da mettere in squadra, so dove si trova. E... è un posto che abbiamo superato. Non voglio essere troppo... specifico, ma in realtà si capisce bene, più che altro, ma l'abbiamo già superato. Il problema è che purtroppo sarebbe... cioè, in realtà sono ancora un po' indeciso. Ho due scelte da mettere in squadra. E penso che andrò più che altro con la seconda scelta. Cioè, la prima scelta... diciamo che mi piacerebbe averla. Perché essendo dai Pokémon Y, quella cosa lì vorrei averla. La seconda scelta è il Pokémon è bello. E a me piace il Pokémon. E il problema è che ha solo una delle due cose che cerco. Comunque lo so io qual è il problema di questo gioco. Cioè, nel senso, per quanto riguarda le exp e robe varie. Non ti danno il tempo di expare. Cioè, c'è una città una dietro l'altra. E quindi praticamente ti danno pochi allenatori da sconfiggere, innanzitutto. In più... ok, grazie. Ti danno pochi allenatori da sconfiggere. I percorsi sono brevi, quindi ne hai meno del solito, perché solitamente sono i percorsi più lunghi e quindi hai anche più allenatori. Qua già ti danno pochi allenatori. Da che sto andando io, più che altro? Fermi. Io voglio andare di là. Ci vado a prendere quella Pokéball. Posso? Ah no? Qua c'è un allenatore? No. Sono finito qua, più che altro. Fermi. Io volevo andare a prendere quella Pokéball. E mi sa che mi sono perso. Ah, qua siamo sopra. Dove ho visto prima, no? In teoria. Ok. No, neanche. Allora è in mezzo.
Noi qua sopra non potevamo venirci prima. Noi potevamo venire dal di qua, ok. Che è quello che l'abbiamo sconfitto. E di qua c'è sto pezzo. Allora andiamo di qua. Ci sono le due tizie da sconfiggere. Siamo messi bene? Sì. Vorrei solo dire che questa scena è molto, molto simpatica. Sorelle mistero poi. Vi faccio presente che per ora siamo al 42 con i Pokémon. Più o meno. Adesso non proprio con tutti. Fletchling è un po' indietro. Ma vabbè. Ma quel muro là si spacca. Forse un Pokémon potrebbe abbatterlo. Se non è forza. Scusa, noi abbiamo forza. Se non funziona neanche forza, cos'è? Spaccaroccia? Secondo le ricerche del professor Plata, la mega evoluzione permette di liberare tutte le energie nascoste di un Pokémon, facendoli raggiungere una forza molto superiore a quella ottenibile con una normale evoluzione. Credi che tutti gli uomini e tutti i Pokémon possano raggiungere tale potere o che solo pochi prescelti possiedano tale potenziale? Pochi prescelti. Cosa credi significa tutto ciò? Effettivamente questa cosa è vera. Cioè, perché solo alcuni possono farlo? Qual è il senso, oltre alla pigrizia di Game Freak nel creare nuovi Pokémon? Perché seguendo questo ragionamento, mi viene da pensare. Perché non si potevano già evolvere da subito? Innanzitutto, perché lì serviva uno strumento? Ok. E lì per lì posso darti ragione. Samsung. No, raga, io devo curarmi i Pokémon, però scusate. Poi non ci si vede come va. Se quando ero giovane ho viaggiato molto e ho incontrato varie specie di Pokémon. Inoltre mi sono divertito a scoprire e assaggiare la specialità culinaria di ogni località che ho visitato. Ed è così che sono diventato un esperto di vari caffè di Kalos. Va bene. Professore? Dex, non interrompere, mi sto arrivando al punto. Ti ricordi dei Pokémon di cui parlava Elisio? No, sì. Bene, sei molto in gamba. I Pokémon leggendari di Kalos. Ah, quelli! Palese, sì. Uno è Yveltal. Tutto ciò che sappiamo degli iscritti su questo Pokémon è che chi lo incontra viene sopraffatto dal suo potere. Inoltre sembra che abbia una forma simile a una Y. Sembra che possa assorbire ogni forma. Che cacchio c'entra quella della Y? Non lo so. Ogni forma di energia e che quando la sua esistenza millenaria svolge al termine, sottragga tutte le energie vitali dall'ambiente circostante. Pokémon straordinario, dove sarà adesso? Sembra che i Pokémon leggendari di Kalos, una volta esaurita la loro energia vitale, vadano a nascondersi in un luogo sconosciuto e sprofondino in un luogo sonno. Lungo sonno. Anche le fonti che ho citato prima, infatti, risalgono almeno 1000 anni fa. Samsung, sarebbe fantastico se tu e i tuoi amici riuscisse a trovare un Pokémon leggendario. Sarebbe fantastico, sì, sai com'è. Proverò anche a fare qualche ricerca sui Pokémon leggendari. Se scopro qualcosa, te lo farò sapere. Ah, se tu e i tuoi amici riuscissi a trovarne uno sarei felicissimo. Però non sentirti obbligato. Questa avventura è tua e dei tuoi Pokémon. Quindi innanzitutto devi viverla a modo tuo e divertirti. Yveltal, raga, è bellissimo. Non c'è niente da dire. E il professore? E il professore se n'è già andato, sì. Peccato, avrei voluto che vedesse il mio Pokédex di persona. Posso anche farlo valutare attraverso il PC del centro Pokémon. Andrò in cerca di altri Pokémon alla caverna gelata per completare il Pokédex. Io so di Yveltal, a parte che non accetta Toxerneas, forse perché appunto essendo su Y non ce ne frega niente di Xerneas. Yveltal dovrebbe essere... Porca miseria. Belli questi cambi di prospettiva. Yveltal dovrebbe essere un Pokémon che c'entra con la morte. Xerneas è quello della vita e Yveltal è quello della morte. Adesso purtroppo non lo so bene, però... Anche da come ci ha detto lui. Dovrebbe essere così. Dove... Un centro? Un centro Pokémon? Sapete? Quelli lì... Rossi. Ecco, bravi. Proprio questo.